Finanza.com al convegno BPM sul private banking con Nicola Mai, gestore di Pinco. Buongiorno Nicola. Buongiorno. La vostra società è leader negli investimenti obbligazionari. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un pesante crollo dei rendimenti dei titoli di Stato, un classico bene rifugio degli investitori italiani. Il vostro scenario in questo mercato qual è? Beh, al momento abbiamo dei rendimenti chiaramente ben più bassi di quelli che avevamo in passato, proprio perché abbiamo un'economia comunque che cresce ma in maniera debole e in cui le banche centrali sono in piena repressione finanziaria, cioè mantengono i tassi non solo bassi ma anche negativi come nella zona euro. Quindi gli investitori sono chiaramente spinti a dover cercare più reddito, più income, a prendere più rischio di credito, ma anche più rischio di duration, quindi estendere essenzialmente la durata dei propri investimenti. Quindi nel nostro caso tendiamo a suggerire prodotti income che appunto danno cedole per cercare di scappare a questi tassi negativi che vengono imposti dalle banche centrali e anche di guardare sicuramente globale, dato che i tassi nei paesi core del mondo, quindi Stati Uniti e specialmente Europa, sono comunque molto bassi. Ecco, quindi traducendo poi per i consulenti finanziari che ci guardano, per tradurre poi nella asset allocation dei loro clienti, quindi ormai i titoli di Stato rendono molto poco e quindi devono essere integrati con prodotti di risparmio gestito. Dici soluzioni income, cioè soluzioni che offrono un reddito, una cedola che consentono di integrare il reddito, dici prodotti del genere quindi. Sì, esatto, cioè, abbiamo bisogno di cercare rendimenti più alti con degli investimenti alternativi, quindi andare a cercare dove vediamo valore, anche in prodotti a volte meno liquidi, dove però abbiamo delle forti view sulla qualità del credito, e guardare molto attentamente al mercato del credito, quindi i corporate bond. E all'interno dei corporate bond ci piacciono in particolare i bond bancari, per esempio, al momento, dato che la storia delle banche è molto interessante. Le banche sono state ricapitalizzate, sono regolate molto meglio di prima e questo ha ferito in qualche modo gli azionisti delle banche, ma ha supportato sicuramente, per esempio, i bond. Quindi anche nella parte bassa del capitale, per esempio, vediamo del valore nelle obbligazioni bancarie. Nicola, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie, a presto.